È la prima unità pastorale nata nella diocesi di Padova, che riunisce le tre parrocchie dell'Arcella, della Santissima Trinità, di San Filippo Neri e San Bellino. E a sancire questa unione di forze ci ha pensato il Vescovo di Padova, che sabato 19 novembre ha benedetto l'unità pastorale ricordando l'importanza della fede, la volontà di affrontare questa nuova avventura nel segno e nel nome di Dio. A riunire i fedeli delle tre parrocchie e la Chiesa della Santissima Trinità, che faticava a contenere i partecipanti alla messa, a innalzare gli animi anche le voci e le musiche dei tre cori delle relative parrocchie, che a simboleggiare l'unione pastorale alla fine della messa si sono riuniti e hanno cantato assieme. Ci colloca molto bene la via ufficiale dell'unità pastorale e io vorrei incoraggiarla e invocare insieme la più ampia benedizione del Signore su questa che abbiamo di fare anche una bella avventura perché parte con la grazia, con la potenza dello Spirito Santo. Cari fratelli e sorelle, io e i bimbi dobbiamo partire con immensa fiducia. Perché l'unità pastorale risponde a una grazia di Dio, a esigenze profonde di una vita della Chiesa che deve essere più viva, più profonda, ma anche ancora più missionaria. Un'unione che nasce dal cambiamento, dal fatto che i preti sono sempre meno, i fedeli non sono più legati alle singole parrocchie e urge un lavoro in rete che coinvolga anche i laici. Molti problemi e le sfide da affrontare, soprattutto in una zona come quella dell'Arcella, dalla povertà alla droga al disagio giovanile, come ha sottolineato anche Monsignor Matiazzo durante la predica. E poi dobbiamo allargare lo sguardo, anche qui nel quartiere dell'Arcella italiano, quante necessità ci sono. Ne ho ascoltato tante anche incontrando in questo pomeriggio coloro che si impegnano con ogni parrocchia del coordinamento vaticaniale. E è un esempio di stupendo. Abbiamo tra noi tanti morti, tanti malati, tanti anziani soli e bisognosi. Abbiamo, come si è ricordato il Vangelo, anche stranieri. Possiamo fare delle precisazioni, delle distinzioni che vogliamo, ma alla fine deve rimanere nella parola del Signore. Ero forestiero, ero straniero. Difficoltà e gestione delle risorse e delle risposte da dare naturalmente non mancano. L'unione pastorale è solo all'inizio. I tre sacerdoti, Don Gilberto Ferrara, parroco moderatore, Don Dino Bertato e Don Marco Galletti sono carichi e desiderosi di lavorare assieme e aiutarsi a vicenda. Credo che sia un momento proprio fondamentale perché la Chiesa è fatta, è unità. Ci vogliono un po' di sacrifici, come ha detto il Vescovo, bisogna tutti fare uno sforzo. È tutta, bisogna costruirla e quindi bisogna dare, ma dopo si riceve anche tanto. E come vi siete preparati? Che cosa avete fatto? Un po' di tutto parrocchiale, sì, cantori, missionari, Caritas, un po' di tutto. Ma la problematica più grossa forse è quella della paura da parte della gente di perdere la propria identità, la propria storia, il proprio trascorso, la paura di perdere il riferimento di una persona che accompagna il cammino spirituale, quindi di vedere magari diversi preti che si avvicendano in una comunità, e la paura anche forse di non riuscire a costruire famiglia, quindi creare situazioni collanti tra le persone che vivono dentro la comunità cristiana. Quando penso, secondo mio modesto parere, che diventa invece un'occasione per mettere insieme le forze. In termini pratici vuol dire che ad esempio la domenica giriamo, quindi ogni domenica la parrocchia vede un prete diverso e questo, la bellezza di questo è la ricchezza. E la pecca per adesso è un po' a livello di relazioni, cioè finché non conosciamo ancora le realtà questo allunga un po' i tempi dell'incontro con gli altri. Poi concretamente ognuno segue settori, ambiti diversi in modo da poter confrontarci tra di noi, ma anche la gente, i gruppi abbiano un punto di riferimento e non tanti punti di riferimento.